Buon pomeriggio amici di Mondo Futsal e benvenuti ad Anzio per la sfida tra Atletico Anzio Lavigno e Penta Pomezia. Settima giornata del campionato di calcio a 5 Serie C2. L'applauso del pubblico con le due squadre già schierate in campo. Si attende il fischio del direttore di gara, signor Raffaele Peppe. Si parte, il primo pallone giocato proprio dall'Atletico. Pronto Musilli con il destro. Non è scaricato a sinistra la conclusione, c'è il vantaggio d'Atletico Anzio Lavigno. Il gol è messo a segno da Daniele Moncada, il capitano. Attenzione adesso a Galasso va la conclusione con il sinistro, poi ancora la conclusione di Giorgio, stoppata poi Galasso, sempre Galasso a destra, sempre per il numero 19, tiene in campo il pallone, poi la girata. Non è messo al centro Danilo Clavari, 2-0 Anzio Lavigno. Va alla conclusione con il destro, poi Origlia in aria, ancora Origlia, prova a passare giusto di lui, poi Moncada con il sinistro, colpisce male Simone Moncada, chiesto l'1-2, ancora Moncada, prova a liberare il sinistro Simone Moncada, 3-0 per l'Anzio Lavigno. E attenzione perché adesso il divario inizia a diventare importante. Marco per colpire, chiude benissimo Daniele Moncada. Poi la conclusione tentata da lontanissimo da parte del numero 4 Giovanni Candia. Attenzione a De Marco, se ne va il contropiede il numero 4. De Marco va con la punta del piede destro e trova il 4-0. Il gol di Giovanni De Marco fa poker per l'Anzio Lavigno. E finisce qui l'incontro. L'Atletico Anzio Lavigno batte 4-0 il Penta Pomezia e sale a quota 16 punti in classifica. È tutto da Davide Mancini. Grazie a tutti gli amici di Mondo Futsal.